saranno pronti per la palla 2, si va a iniziare questo match. Salta Rinaldi, il primo palla però è nelle mani di Tandoi, da questi a subito la penetrazione, poi la palla è per Giocondo che si alza da 3 punti, non va il tiro, il rimbalzo lungo, Sprudesi fa bruciare da Persico sul recupero, ancora Giocondo, apre ancora per Persico, spalla canestro, il movimento proprio di Persico che va a realizzare i primi 2 punti, non certo una gran difesa quella di Mortara, primo attacco nelle mani di Bossi, su lui la palla è per Rinaldi che si alza da 5 metri, a segno Luca Rinaldi, parità. Palla nelle mani di Iacono, Dandoi, da questi ancora Persico, palla nelle mani di Giocondo, salve ancora Iacono, su lui c'è Drogna, frutta il blocco di Persico, va in penetrazione, poi vorrebbe giocare a 2, gioca sulla linea di fondo con Arioli, poi scarica fuori ancora per il tiro allo scadere, a segno il tiro di Iacono, quindi 4-2 per Milano 3. Palla nelle mani sempre di Luca Bossi che si incarica di giocare, 8.54 a giocare in questo momento, la palla nelle mani di Rinaldi, c'è il taglio pronto di Pontisso, la palla però ancora Bossi cerca Droniak, lo trova con un po' di fortuna, la palla è per Sprude viene vincifato da Persico, poi la palla ancora in mani di Droniak, a segno il play mortarese, 4 pari, Pugliese incita i suoi ragazzi, palla nelle mani di Tandoi, da questi Iacono sale per chi vede Giocondo, c'è un blocco, Persico in mezzo all'area, affrontato da Sprude, sale Giocondo oltre nei 3 punti, su lui è rimasto Pontisso, va a giocare uno contro uno, si alza dai 5 metri, non va a segno, rimbalzo di Rinaldi che lo contrasta Sprude, palla nelle mani di Droia che corre velocemente, passa nel campo, difesa schierata della formazione ospite, palla per Sprude che si alza da 3 punti, a segno Calvin Sprude, 7-4 per Mortara col primo canestro da lontano del lungo lettone, palla nelle mani di Iacono, chiama lo schema, sale, riceve Arioli, palla ancora nelle mani di Iacono, sale per bloccare Persico, ancora Iacono, si scarica, si distanzia da Droni che sbalzo di Pontisso, corre velocemente il campo Mortara, Rinaldi tira, sbaglia, recupera il rimbalzo, ancora Rinaldi che va a appoggiare, 9-4 per Mortara, buona la reazione del lungo mortarese dopo l'errore, 7-39 da giocare, 9 Mortara, 4 Milano 3, palla nelle mani di Milano 3 che sta costruendo l'azione, c'è l'uno contro uno di Arioli apre per Persico, ancora Tandoi che va in penetrazione, Tandoi va a sfruttare, poi rischia lo sfondamento, non trova, tocca il rimbalzo Mortarlo, recupera Rinaldi dopo che l'ha sfruttato Sprude, palla in mano di Droia corre velocemente, poi apre per verso Bossi, c'è il tocco di Iacono e il Giocondo mette la palla in fallo di fondo, 17 secondi per chiudere l'azione offensiva di Mortara, palla sarà Luca Bossi da fondo campo ad effettuare la rimessa, 7-11 a giocare, palla nelle mani dell'esterno mortarese, da questi a Rinaldi che recupera, ancora Sprude, palla per Dronia che vede un corridoio, ci si infila, va ad appoggiare al fondo della rettina, secondo canestro di Leon Dronia, palla nelle mani di Iacono chiama lo schema, sale per ricevere e si alza da 3 punti, ma lungo il tiro di Arioli, palla nelle mani di Pontisso che ha recuperato il rimbalzo, appoggia per Sprude aspetta e poi serve Dronia che sfrutta il blocco, si libera di Arioli, il suo tiro è cortissimo, non tocca neanche il ferro, la palla nelle mani di Giocondo che prova a velocizzare, cerca di fermarlo in un primo tempo, poi lo scarico di Giocondo viene contrastato dal tocco di Bossi che non è molto convinto, comunque dà l'ok all'arbitro, rimessa da fondo campo con 16 secondi per l'attacco della formazione di Milano 3, sarà lo stesso Giocondo a incaricarsi della rimessa, vediamo come decidono di giocare lo schema, la formazione è allenata da Sandro Pugliese che è un po' pensieroso a bordo campo, 11-4 Mortara, 6-29 alla fine del primo quarto, sale per ricevere Iacono, poi sale Persico per il blocco, Iacono sbilancia con una finta, Dronia che ci scusa e va a segnare, 11-6 con il canestro di Iacono, palla in mano di Dronia, questi a Pontisso aspetta e sale Bossi per ricevere il pallone, si apre Rinaldi oltre le 3 punti, Rinaldi a tiro anche da 3 punti, non va a segno, poi c'è un va per le terre Dronia, ma si può giocare, la palla è nelle mani di Arioli, il tiro è corto, però Giocondo a rimbalzo con Sprude, non ha il tappino, rimbalzo poi nelle mani di Pontisso che corre il campo velocemente, si arresta ai 5 metri, a segno Stefano Pontisso,
si ricomincia con Milano 3 con la palla nelle mani di Iacono. Iacono passa a metà campo, aspetta Giocondo. Giocondo vede aprirsi Persico, lo serve. Va da Tandoi, ancora Iacono. Iacono poi gioca due ancora con Tandoi che è rimasto smarcato nei tre punti. Lotta a rimbalzo tra Arioli e Sprude. Vediamo. C'è Persico, qualcosa da dire con Dronia, che poi però viene richiamato anche dall'arbitro. Vediamo, è stato fischiato il primo fallo della partita, 5:28 da giocare. Dovrebbe essere di... è di Sprude il primo fallo della partita a rimbalzo. Non è molto d'accordo Zanellati, perché dice che si è un po' di sceneggiata, un po' di... Comunque rimessa da fondo campo e ancora azione offensiva, però a 14 secondi il cronometro dell'azione offensiva, c'è l'ok della coppia arbitrale, si può ricominciare, la palla nelle mani di Giocondo. Vorrebbe... brutta la giocata di Mortara, poi Sprude va a tentare di stoppare Tandoi, commette il suo secondo fallo. Cioè, difesa di Mortara ha dato un attimo in defiance. Due tiri liberi per Tandoi, secondo fallo di Sprude, 5:26 da giocare alla ripresa dopo i due tiri liberi. Assegno il primo libero di Tandoi, ancora un libero per il numero 22 in casacca rossa. Ancora Tandoi, si assegno anche il secondo, 2 su 2, 13-8. La palla in mano di Pontisso che la ricevuto lancio, di lui c'è Giocondo, sale, cerca l'anticipo Giocondo, l'arbitro reputa falloso il tocco dell'esperta guardia in casacca Milano 3, quindi primo fallo anche per la formazione ospite con il numero 6 Giocondo. Rimessa da fondo campo, sarà Bossi a incaricarsene. Si posizionano i giocatori in fase offensiva e difensiva, si apre Rinaldi per ricevere, non riceve, riceve Sprude sulla linea di fondo, su di lui c'è Persico. Sprude un po' di un bel momento, poi però il suo tiro è corto, rimbalzo di Arioli, apertura per Tandoi, Tandoi affrontato da Droniak, aspetta il blocco di Persico, poi apre per Arioli e questi a Iacono. Iacono gioca due, però Bossi è lestissimo e recupera il pallone, apre per Droniak, non una gran giocata quella di Luca Bossi, però Droniak riesce a tenere il possesso, la palla è per Rinaldi che si alza da tre punti, a segno Luca Rinaldi, 16° punto per Mortara e bomba di Luca Rinaldi. 16-8, 4:43 da giocare, palla nelle mani di Iacono che ricostruisce l'azione offensiva della formazione ospite. Un po' troppo irruento l'uscita di Pontisso su Giocondo, fallo, il primo fallo anche per il numero 10. Terzo fallo di squadra per Mortara, 4:36 da giocare con 15 secondi per l'azione offensiva della formazione di Milano 3. E Persico e... che escono Persico e Arioli, la palla poi va da Arioli, ancora Giocondo, sempre Pontisso su di lui. Bella la penetrazione di Giocondo che galleggia bene in area e va a realizzare i due punti. 16-10, palla nelle mani di Pontisso che è il giocatore deputato in questo momento a considerazione, la palla è per Rinaldi, si apre ancora Pontisso, non cerca l'uscita Droniak, su di lui la palla va ancora a Rinaldi che batte e va ancora a segno, ha battuto Arioli, chiedono un fallo ai mortaresi, l'arbitro non c'è. Altro punto di Rinaldi, pronto un cambio per la formazione ospite, palla ancora Iacono che prova la finta tiro da tre, poi va da, il giocano con Persico, Persico da Sprude, poi il tiro di Persico è cortissimo sulla difesa molto chiusa di Mortara, la palla è per Bossi che corre in contropiede velocemente e 20° punto di Mortara, ottimo l'assist di Droni e Sandro Pugliese deve rifugiarsi in time out. C'è un pronto un cambio sulla panchina della formazione ospite, vediamo ancora come deciderà di riorganizzare il proprio assetto di gioco l'esperto coach della formazione numero 3. Dovrebbe essere 5 palmi il giocatore che dovrebbe entrare, però vediamo che per adesso sono tutti intorno ai propri coach per capire esattamente cosa sta succedendo. Mortara ha avuto un ottimo inizio di partita, come peraltro ce l'ha avuto anche nelle ultime due partite sia a Gazzada sia a Saron, poi ovviamente un calo fisico dovuto anche alle dimensioni piuttosto ridotte della panchina della squadra di Giolbus. Stasera non c'è neanche Edo Mezza che sabato scorso ha avuto un ottimo impatto nel secondo quarto, per cui bisogna vedere come si ingegnerà Alfonso Zanellati per gestire la sua rosa sempre limitata. Pronti per entrare dopo il time out, vediamo chi è il giocatore che... Tandoi si accomoda in panchina e
fa il suo esordio in campo Marco Colombo. Quindi il numero 14, non 5 palmi, 5 palmi non ha proprio indossato la sopramaglia comunque. È Colombo. Vediamo come si riorganizzano le due formazioni, anche sia in attacco sia a livello difensivo. La palla da Iacono a Colombo proprio, poi riparte con Iacono che chiama lo schema. 3.40 da giocare, 20 e 10 per Mortara, pronto Alete Ferretti per Mortara. Colombo taglia sulla linea di fondo, seguito da Bossi. Aspetta invece l'uscita di Arioli. Arioli spalla canestro con Rinaldi, si avvicina a canestro, poi lo stop e quasi recupero di Rinaldi che però ha appoggiato un piede fuori e nulla di fatto. Rimessa da fondo campo per la formazione ospite, cambio per Mortara, pronto ad entrare Alete Ferretti. Esce Sprude, diciamo, due falli già per Calvin Sprude. 3.23 da giocare, Ferretti che va ad occuparsi di Persico. 5 secondi per chiudere l'azione offensiva della formazione ospite, perché non era stato catturato ferro, quindi non bisognava resettare il cronometro, non c'era stato cambio di possesso. La palla è per Giocondo, nessuno però si è accoppiato con l'esterno di Milano 3 che sbaglia, rimbalzo di Bossi, la palla nelle mani di Pontisso. 3.15 a giocare in questo momento nel primo quarto, palla per Pontisso, aspetta il blocco di Ferretti, poi si trova davanti il raddoppio anche di Persico, interrompe il palleggio, deve farsi aiutare da Bossi. Arriva il blocco di Rinaldi, però esce anche Arioli per aiutarlo. Si alza Bossi con un tiro che non vede neanche il ferro. Palla nelle mani di Giocondo che corre velocemente i 28 metri del campo. Poi apre per Iacono che si alza da 3 punti. Non va neanche questo. Però il più lesto di tutti è Persico a rimbalzo che brucia la difesa mortarese e appoggia il 12° punto per la formazione ospita. Palla nelle mani di Rinaldi che l'ha ricevuta da Sprude. Ancora da Drognac, ancora Drognac con la palla in mano. Da questi a Pontisso. Pontisso è fronteggiato da Colombo. Decide di giocare uno contro uno, poi va da Rinaldi, Rinaldi va in penetrazione, qui si è visto, c'era forse uno schiaffo, palla nelle mani di Bossi, chiedeva il fallo al pubblico mortarese, per gli arbitri tutto regolare, Drognac brucia il rimbalzo e poi va a appoggiare al tabellone con una bella giocata di qualità Leon Drognac. La riapertura veloce per Iacono, si accoppiano i mortaresi, quindi non c'è più superamento numerico, la palla nelle mani di Colombo, Colombo è fronteggiato da Ferretti, che il rimbalzo poi premia Persico, nessuno ha tagliato fuori il massiccio giocatore in casacca numero 16 che va a appoggiare altri 2 punti. 1.55 a giocare, palla di Bossi che interrompe il palleggio, lo aiuta Ferretti, da questi a Drognac, Drognac prova a battere Giocondo, poi ritorna sui suoi passi, ancora Rinaldi, da questi a Pontisso si alza da 3 punti, a segno Stefano Pontisso, 25° punto di Mortara e palla nelle mani di Iacono. 1.36 da giocare in questo momento alla fine del primo quarto, la palla ancora per Arioli, da questi a Giocondo, Giocondo aspetta Colombo che riceve spalla canestro fronteggiato da Bossi, cerca di farsi spazio, poi c'è il taglio sotto canestro di Persico, nessuno ha seguito il taglio di Persico che ha avuto il tempo di prendere le mira. Non è una gran difesa quella di Mortara perché nessuno si è accoppiato con il numero 16. Palla nelle mani di Bossi, da questi a Ferretti, vorrebbe Drognac che però dice di giocare con ragionare coach Zanellati. La palla è ancora per Rinaldi, Rinaldi vorrebbe fare lo stesso gioco per Ferretti ma sbaglia la misura del passaggio, la recupera proprio Giocondo che poi apre per Iacono, da questi a Colombo che si alza da 3 punti, non va il suo tiro, il rimbalzo è preda dei mortaresi dopo una serie di batti e ribalti. È arrivato ancora, stavolta era Arioli che aveva cercato di recuperare il pallone, lo controlla Mortara con Pontisso dopo la tripla sbagliata, ancora Pontisso che si apre per Rinaldi da 3 punti, a segno ancora Luca Rinaldi, 28° punto di Mortara, 28-16, 30 secondi alla fine del primo quarto. Palla nelle mani di Giocondo, su lui c'è Pontisso, sale per ricevere Colombo, sempre fronteggiato da Bossi che non gli concede la linea di fondo, allora cerca di farsi largo, Bossi cerca di tenere, poi l'apertura per Giocondo, 5 secondi, finta ancora, e poi Bossi è troppo virulenta la sua uscita, 2 secondi alla fine dell'azione, ma fallo di Luca Bossi, primo fallo per lui, quarto fallo di squadra per Mortara, pronto un cambio, esce Persico, vediamo che, ed entra il numero 18 Cappellari, Blari ex opera, quindi 12 secondi e 2 centesimi alla fine del quarto, potrà andare fino al termine la formazione ospite, la palla è nelle mani di Iacono, Iacono poi aspetta, si apre da 3 punti,
il tiro è lungo, Bossi recupera in balzo, mancano 5 secondi, Mortara ha il tempo di costruire un'azione e va a sfondare Droniak, viene dato sfondamento, non è assolutamente d'accordo Zanellati, cioè, non aveva proprio posizione, fallo in attacco di Droniak, primo fallo per lui, Zanellati assolutamente non è d'accordo con la scelta arbitrale, ma tant'è, 9 centesimi per chiudere questo quarto, 28 Mortara, 16 Milano 3, vediamo come Iacono... C'è un po' di confusione per... Ma viene dato a Bossi il fallo, ma è di Droniak il fallo, nettamente, quindi è il secondo fallo di Bossi. Altro errore di questa coppia arbitrale che per ora... E il pubblico non la prende bene, come potete sentire sottofondo. Il fallo era di Droniak perché era lui che si era lanciato. Picchia contro il sostegno e finisce il quarto. Non era finito il quarto, errore dell'arbitro. Anche Pugliese cerca di saperne di più. Pochi secondi, diciamo, la ripresa del gioco sul fallo di Droniak, erroneamente indicato dalla coppia arbitrale a carico di Bossi. Quindi doppio fallo, due falli per Bossi, nessuno per Droniak. Si riprende a giocare sul 28 a 16 per Mortara, con Ferretti che sarà l'uomo deputato a effettuare la rimessa, la recupera Droniak, su lui c'è Cappellari in marcatura che è in campo con Iacono, Giocondo, Colombo e Persico che è tornato al posto di Arioli, la palla è per Ferretti, non ha una buona ricezione, poi va in penetrazione il capitano mortarese, trova due punti importanti, il fallo di Persico e possibilità di tiro libero aggiuntivo per Alete Ferretti che sabato scorso non ha giocato per niente una buona partita a Saronno, sicuramente il primo a esserne conscio era lui, sta cercando sicuramente di farsi perdonare la brutta prova che è costata tanto a Mortara. Tiro libero aggiuntivo per Alete Ferretti. Non va, rimbalzo di Colombo. Palla nelle mani di Cappellari, da questi a Giocondo. Giocondo è marcato da Pontisso, va in penetrazione, lo batte, poi va a stamparsi. E qui è infrazione di passi. Ottimo l'aiuto difensivo di Rinaldi, che deve un fallo che però non c'è perché si è infilato in mezzo alla difesa mortarese. È arrivato l'aiuto di Rinaldi. Palla persa in attacco da Milano 3, palla nelle mani di Droniak, su di lui sempre Cappellari, la palla è per Rinaldi, Rinaldi ancora per il suo compagno Loveno, interrompe il palleggio, un po' di confusione, la palla finisce a Pontisso, tira corto, la recupera Persico, da questi a Colombo, non una bella azione offensiva immortale, Cappellari fa partire l'azione offensiva della formazione ospite, ha sempre Droniak su di lui, sale per il blocco Persico, palla per Iacono che rialza da tre punti e va a segno Iacono. Diciamo, brutta azione offensiva di Mortara, ha portato altre parti alla bomba del numero 10, 30 a 19 per Mortara, palla nelle mani di Pontisso, da questi a Droniak, sempre Cappellari su lui, Droniak va in penetrazione, non c'è nessun contatto falloso per la coppia arbitrale, si riparte con Giocondo, fallo di Pontisso e viene dato canestro valido, brutta giocata di ennesima, brutta giocata difensiva di Mortara. Fallo di Pontisso sulla penetrazione di Giocondo, quindi tiro libero aggiuntivo, esulta tutta la panchina di Milano 3. 21esimo punto per la formazione ospite, possibilità di accorciare ulteriormente con il tiro libero del numero 6 Giocondo. Secondo fallo anche per Pontisso, assegno anche il libero, 30 a 22. Palla nelle mani di Pontisso. Mortara ha avuto due bruttissime azioni offensive dopo la giocata di Ferretti che gioca due ancora una volta e va, ottimo, si toglie Iacono per non commettere fallo e Alete Ferretti realizza il quarto punto del Mortara, il quarto punto suo personale, quarto, pronto ad entrare Max Orlandi, palla nelle mani di Cappellari, 8 e 16 da giocare in questo secondo quarto, la palla è per Iacono che ha un sale Persico per bloccare, ancora Iacono vuole giocare a due col suo lungo, poi la riapertura del Cappellari, una fucilata, Colombo, Iacono pronto per la bomba, assegno ancora Iacono, molto bella l'azione offensiva della formazione ospite però, e 32-25, Mortara aveva scavato un minimo di margine, poi se l'è fatto mangiare, Bossi va in penetrazione, il suo tiro morbido viene accolto dal ferro, 34-25, altri due punti Luca Bossi.
palla nelle mani di Iacono, franciato proprio da Bossi, diciamo l'errore ha portato Bossi a avere due falli. Apre per Cappellari, Cappellari è fronteggiato da Drogna, sale il blocco di Persico, l'apertura per Giocondo, altro tiro a tre punti che non va, tocca il rimbalzo Dronia che lo recupera proprio il numero 7 Mortarese, l'apertura per Pontisso che va in penetrazione, poi apre per Bossi da tre punti e a segno Luca Bossi da tre punti. 37esimo punto di Mortara che con 5 punti in fila di Luca Bossi si riporta pronto a entrare Orlando, siamo Zanellati da indicazioni sui Cappellari. È in palleggio, la palla è per Giocondo, vorrebbe Persico, poi va in penetrazione, scarico abbastanza inutile di Giocondo dietro la schiena, palla recuperata da Ferretti e Rinaldi corre velocemente il campo, va a depositare il 39esimo punto sull'assist di Drogna, palla nelle mani di Giocondo, 6:46 da giocare in questo momento, la palla nelle mani di Iacono, il blocco di Persico, Jacopo lo sfrutta e per passare, poi va, va sotto canestro, la palla è per Persico, su lui c'è Ferretti che commette fallo, primo fallo anche del capitano Mortarese, pronto a entrare Orlandi, pronto a rientrare Tandoi, rimessa da fondo campo, cambio da ambo le parti, esce Pontisso, entra Orlandi, esce Iacono e ritorna Tandoi per la formazione di coach pugliese, rimessa da fondo campo, 14 secondi per l'azione offensiva della formazione in casacca rossa, Milano 3. Vediamo chi si incarica della rimessa, proprio lo stesso Tandoi appena rientrato sul terreno di gioco, sale per ricevere Cappellari che si alza subito, il tiro è lungo, il rimbalzo è nelle mani di Ferretti che lo controlla anche sulla corona di Colombo, recupera il pallone, riparte Mortara con Drogna che passa alla metà campo, serve Rinaldi, c'è il taglio profondo di Orlandi ma non può essere servito, la palla è per Ferretti, brutto servizio di Ferretti, poi però Giocondo ha un bruttissimo controllo, si scusa Ferretti con i compagni, Giocondo aveva rubato palla, poi nella fretta si è palleggiato addosso e palla persa per la formazione da una parte, palla persa dall'altra, Giocondo viene consolato dai compagni in panchina. 6:17 da giocare alla ripresa del gioco, 39 Mortara, 25 Milano 3, vediamo dove l'arbitro fa effettuare la rimessa, davanti proprio alla panchina di coach pugliese dove effettivamente la palla è uscita, è Drogna che la effettua, recupera il pallone con Bossi e poi lo stesso numero 7 Mortarese che costruisce l'azione, su lui c'è sempre Cappellari, sale Ferretti per bloccare, Drogna che lo brucia, va in penetrazione su Persico, fallo di Persico, non trova il gioco da tre punti perché la palla esce, gira sul ferro ed esce, comunque due tiri liberi per il numero 7 Mortarese. Secondo fallo di Persico, si chiede di asciugare il campo, pronto a rientrare Arioli. Dopo il secondo fallo di Persico, quindi cambio, torna Arioli, esce Persico, due falli per lui, come due falli per Mortara ce li hanno Pontisso, Bossi e Sprude. Di questi solo Bossi al momento è in campo. Si è asciugato il parquet dove è caduto Drogniak, due tir liberi per il numero 7 Mortarese. Pronto per la trasformazione del primo tiro libero Leon Drogniak. Il tiro cammina sul ferro e va a segno. 40esimo punto di Mortara, ancora un tiro libero per lui. Stavolta entra e esce, ma Rinaldi è più lesto di tutti, la recupera e non la trasforma in due punti. Un po' fretta stavolta Rinaldi, poteva giocare con i compagni. Comunque Orlandi in marcatura su Cappellari, la palla è per Colombo, c'è Rinaldi su di lui, viene battuto da Rinaldi, Rinaldi commette fallo sulla la penetrazione di Colombo. Primo fallo anche per Luca Rinaldi. Terzo fallo di squadra per Mortara, rimessa da fondo campo, 14 secondi per l'azione offensiva della formazione di Milano 3, sarà Tandoi ad effettuare la rimessa, si apre per ricevere, poi la palla va a Giocondo sul quale arriva in ritardo Bossi e Arioli blocca il blocco per Giocondo, poi giocano a due, si scontra con Ferretti e la palla è nelle mani di Orlandi che corre il campo, poi però decide di ragionarla, palla è per Bossi, Bossi finta, poi cerca la penetrazione, Giocondo sta con lui e Bossi però va a trovare il fondo della retina. Giocata d'intensità di Luca Bossi, 42 Mortara, bella però la giocata
e 27esimo punto con il canestro di Colombo. Mortar Orlandi si è fatto battere un po' troppo facilmente da Cappellari e il gioco 2, nessuna difesa. Zona fronte pari per la formazione ospite, la palla è per Rinaldi a fondo campo, si alza e va a segno da 5 metri, 44esimo punto per Mortara. Rinaldi in caldo, pronto a tornare Iacono. La prima azione offensiva zona non ha fruttato molto bene, palla nelle mani di Tandoi che sfrutta il blocco di Arioli, va in penetrazione, apre per Arioli all'altezza della lunetta, il tiro è lungo, rimbalzo di Ferretti che nonostante rischia di perdere Orlandi, poi la perde, brutta giocata di Mortara che poi recupera quasi Rinaldi, la palla è nelle mani di Giocondo che va in penetrazione, sbaglia sulla difesa di Bossi aiutato da Ferretti, palla nelle mani di Rognola, questi ad Orlandi che si riposiziona a zona, palla per Bossi, ancora Ferretti che si alza da due punti e va a segno Alete Ferretti, 46esimo punto di Mortara, 4:15 da giocare, viene chiamato il time out da coach pugliese che sicuramente non è contento dei suoi. 4:14 da giocare alla fine di questo secondo quarto, 46 Mortara, 27 Milano 3. Mortara sta attaccando in maniera molto limpida, molto fluida, a parte qualche giocata rispetto alle ultime esibizioni sicuramente molto più proficua e tutti i giocatori partecipano alla giocata. Adesso Ferretti con questo besto del canestro a 6,5 metri, ma tutti stanno dando il proprio contributo. Dall'altra parte fa un po' più fatica, un po' troppo giocando individuali, Giocondo si è a più volte incaponito a giocare uno contro uno non trovando il fondo della retina. Coach Pugliese ha esaurito i time out a disposizione in questa prima parte di match e rientra in campo Iacono, è proprio Giocondo il giocatore che va a sedersi per rifiatare. Rimessa da fondo campo dopo il canestro di Ferretti, cambio da ambo le parti, esce Bossi, è tornato Pontisso per Mortara, rimessa di nelle mani di Cappellari, Cappellari franciato sempre da Orlandi, 4:09 in questo momento, Cappellari perde il controllo della palla e Mortara recupera l'ennesimo pallone, palla nelle mani di Droniak, 4:04 da questi a Pontisso, sempre zona per la formazione in... e Ferretti gioca con il Romeo, gran giocata dei due, è andato a giocare vicino a canestro, ha trovato il canestro e il fallo del numero 22 Tandoi, pronto un altro cambio, esce Cappellari ed esordisce in partita Bonora, quindi tiro libero aggiuntivo per Alete Ferretti, 48-27 per Mortara, 3:58 da giocare alla fine del secondo quarto. A segno Ferretti, 49esimo punto di Mortara. Palla nelle mani di Iacono, 49-27, 3:52 da giocare. Iacono, Mortara sempre marcatura uomo, sale per ricevere Colombo che si alza subito da 3 punti, il tiro è corto. Alla fine esce con la palla graduatoria, c'era stato un recupero di Bonora, la palla poi nelle mani di Ferretti, da questi a Orlandi, ancora palla per Pontisso, Dronia che brucia la difesa, apre per Pontisso da 3 punti, non va il tiro, Ferretti tocca ma non controlla, possibilità per Tandoi di aprire contropiede per Iacono, finta, va in penetrazione Iacono, alza l'arcobaleno e va a segno. Pontisso si è levato per non commettere il terzo fallo, 49-29, 3:12 da giocare, la palla in mani di Orlandi, da questi ancora a Droniak, Ferretti, l'apertura ancora per Droniak, c'è la palla per Rinaldi, vorrebbe Ferretti, trova Orlandi un po' azzigogolata, c'è palla persa da Droniak ma c'è il fallo sul numero 7 mortarese, fallo di Tandoi, 3 minuti tondi tondi alla fine del quarto, cambio, esce Colombo ed entra Cinque Palmi che stavolta fa veramente il suo esordio in partita, quarto fallo di squadra per Milano 3, palla nelle mani di Droniak che sarà il giocatore del posto di fortuna rimessa, sale, riceve Ferretti, ancora Droniak, sempre zona, Ferretti, da questi Orlandi, Orlandi buca, poi apre per Pontisso e si alza da 3 punti, Pontisso non va, lotta, rimbalzo Rinaldi che subisce il fallo di
Bonora. Due tiri liberi per Luca Rinaldi, altro grande protagonista stasera. Sabato sera ha rifiatato un pochino facendo molta fatica contro Politti insieme ai compagni. Stasera sta cercando di farsi valere, buona la sua mano, soprattutto lotta a rimbalzo, soprattutto all'offensivo. Non va il primo libero di Rinaldi, ancora un tiro libero. Mortara non è precisissima dalla lunetta per questa sera, per adesso. A segno secondo, 50-29. Palla nelle mani di Iacono, fronteggiato da Orlandi. Scivola, 5 palmi, ma recupera palla, pronto a tornare giocondo. Rimane un po' sul blocco tutti, palla per le mani di Tandoi, da questi a Rioli. Rioli finta, va in penetrazione. Ha fatto una scodellata di quelle un po' particolari, comunque ha avuto ragione lui perché la palla è andata in fondo alla retina. Sempre zona, palla in mano di Orlandi, da questi a Droniak, ancora Pontisso per Ferretti, Ferretti per Orlandi che finta, poi va vicino a canestro, non trova il canestro, tiro completamente storto, rimbalzo di Bonora, palla nelle mani di Tandoi, da questi a Bonora che quasi non si aspettava il pallone, ancora Tandoi apre per Iacono, Iacono brucia con la finta, poi apre per Arioli, si scontrano Ferretti e Orlandi. E Arioli ha tutto il tempo per prendere la mira e mettere il 34esimo punto, 50-34 per Mortara, 1.45 da giocare. Ancora Orlandi, da questi a Rinaldi che si alza, non va al segno, Zanellati chiama time out perché la sua squadra si è un attimo fermata. Poi Rinaldi è bravissimo a recuperare la palla sul tentativo. Poi la palla è per Droniak che non va a segno. Troppa fretta di concludere anche stavolta per Mortara. Decide di ragionare Iacono. 50-34, 1.21 da giocare in questo momento. La palla è per Iacono, fronteggiato da Orlandi. C'è il blocco di Arioli. Giocano ancora due. Si alza ancora da tre punti Arioli. Non va stavolta. Ma nessuno va a rimbalzo. Mortara sono guardati in faccia. Rinaldi era già scappato in contropiede. Palla nelle mani di Iacono. Iacono fronteggiato da Orlandi. Poi esce Ferretti con la palla in mano. Arioli ha qualcosa da dire per la lotta a rimbalzo. Palla nelle mani di Orlandi. Da questi a Pontisso. Sempre la zona 2-3. Ancora Pontisso, stavolta lui in punta. La palla è per Orlandi. Orlandi per Rinaldi che si alza ancora a 5 metri e va a segno. 52esimo punto di Mortara con Rinaldi. 37 secondi in questo momento da giocare. La palla nelle mani di Iacono. Da questi a Arioli, Tandoi vorrebbe ricevere 5 palmi ma va a bloccare, poi rischi di scivolare, la palla va a Arioli, spalla canestro contro Rinaldi. Arioli si fa spazio, sbaglia, rimbalzo di Droniak che vede il corso di Rinaldi. Sbaglia Rinaldi perché un po' di confusione, ennesimo pasticcio in attacco di Mortara. Palla nelle mani di Iacono che va ad Arioli, da questi alla bomba di Tandoi, non va, il rimbalzo, lotta a Pontisso. E poi gliela fa rimbalzare sulla schiena. Ultima palla in attacco per la formazione. È stato Bonora. E 5 secondi e 4 centesimi. Zanellati vi ha chiamato il timeout. Non ha rinunciato quindi. Palla nelle mani di alla ripresa. 5 secondi per la formazione ospite. Intanto Zanellati organizza la sua difesa. Un po' di fretta nell'ultima azione di Rinaldi e di Droniak. Tant'è comunque, il tabellone indica 53-34 per Mortara quando mancano 5 secondi e 4 centesimi. C'è una discussione perché qualcuno del pubblico di Milano 3, veramente una sparuta rappresentanza, dice che Mortara era a 52 punti, sta facendo una verifica al tavolo, infatti effettivamente è così, 52-34, c'è stato un punto di più segnato per la formazione giallo-blu. Ripresa del gioco dopo il timeout voluto da Zanellati. 5 secondi 4 centesimi per l'azione, per l'ultima azione di fatto di gioco, vediamo se sarà l'ultima perché dopo che Bonora ha fatto rimbalzare la palla sulla schiena di Pontisso. Vediamo cosa, c'è un conciliabolo tra gli arbitri e il tavolo. Si chiariscono per il canestro da 2 e da 3 punti. Rimessa per la palla, effetto la rimessa, è rientrato giocondo, la palla è per Iacono, sempre Orlandi su di lui, non va il suo tiro
e non va neanche quello di Tondoi. Finisce il secondo quarto, 52 Mortara, 34 Milano 3. Ci sentiamo per la ripresa. E pronti per la ripresa, torna Bossi, c'è Sprude che torna dopo un lungo periodo di riposo, torna Rinaldi, Ferretti, sono in sei mortaresi però. A sto punto c'è Rinaldi, no, va a rifiatare in questo momento, non aveva capito, c'è Ferretti, quindi c'è Droniak, Bossi, Pontisso, Sprude. Dall'altra parte torna Tandoi, Iacono, Giocondo, c'è Bonora e c'è Persico che rientra in campo. Ricordiamo, Persico ha fatto due falli, così come dall'altra parte ci sono due falli Sprude, due falli Pontisso, due falli Bossi, anche se il fallo di Bossi era in realtà di Dronia. Tutto pronto per la ripresa del gioco del terzo quarto qui al Palagoliere, 52-34, ok dal giudice di tavolo, si può ricominciare. Palla da Tandoi a Iacono, prima azione offensiva per la formazione di ospite, c'è il blocco di Bonora, sale ancora Tandoi che va ad affrontare Sprude, il suo tiro dai 7 metri è corto, rimbalzo suo però perché nessuno l'ha tagliato fuori, palla in mano di Giocondo. Giocondo è fronteggiato da Pontisso, va in penetrazione, apre ancora per Bonora da tre punti, va a segno Bonora. Palla nelle mani Mortara, tornata Bossi, interrompe il palleggio, lo aiuta Sprude, c'è l'infrazione di passi di Dronia, c'è stato il tocco sulla palla, quindi brutto, due azioni mortaresi sia in difesa dove nessuno è andato a contrastare il rimbalzo a formazione, poi la palla persa in attacco, c'è stato il bel taglio profondo, palla nelle mani di Iacono, su lui sempre Bossi, 9-23 da giocare, 52-37, la palla è nelle mani del numero 10, sale per ricevere Tandoi, c'è il blocco di Persico, poi l'apertura ancora per Bonora. Bonora va in penetrazione, il suo tiro è lungo, però è Persico, fa la voce grossa, trova il canestro e il fallo è di, direi, Sprude, fallo di Ferretti, quindi secondo fallo anche per lui. Brutto approccio di Mortara in questo secondo quarto, Zanetti prova a scuotere i suoi, 5-0, potrebbe diventare 6-0 il parziale con il tiro libero aggiuntivo di Persico che ha fatto la voce grossa sotto canestro. Tiro che non trova neanche il, non sfiora neanche la retina, quindi rimessa per Mortara e se ne incarica Droniak, c'è Bossi per ricevere, pressione a tutto campo, c'è Bossi che si incarica di creare il gioco, sale Prude per ricevere, vorrebbe il taglio di trova invece Bossi, non trova Pontisso, esce Pontisso in un secondo tempo, la palla è per Sprude sotto canestro, Sprude si gira e con l'aiuto del tabellone va a mettere due punti importanti, i primi di Mortara, due punti di Sprude, 8-44 da giocare, 54-39, palla in mani di Iacono, aspetta l'uscita di Giocondo, su lui sempre Pontisso, Persico ancora rimbalzo, stavolta però la perde, la recupera poi Sprude, palla nelle mani di Droniak, passa alla metà campo in questo momento il numero 7 mortarese, la palla è per Bossi, blocco di Sprude, Bossi finta il tiro da 3, rischia, poi lo aiuta proprio Sprude che si alza da 5 metri, va a segno ancora Gabriel Sprude, 56-39, 8-11 da giocare in questo momento, palla nelle mani di Iacono, passa alla metà campo il numero 10, sale per ricevere Tandoi, c'è il fallo di Bossi, visto si battuto, e questo terzo fallo di Bossi non è una bella notizia per Mortara, perché Bossi, anche se ricordiamolo sempre, il secondo fallo di Bossi è un chiaro abbaglio degli arbitri che non hanno visto il fallo di Droniak. Comunque rimessa per Milano 3, la palla è per Persico che va a giocarla con i compagni, poi la recupera ancora Bossi sul tentativo di servire Giocondo in mezzo all'area, la palla è per Sprude che riceve e va ancora a segno, 6 punti consecutivi di Calvi Sprude, 58-39 per Mortara, 7-46 da giocare, Droniak l'ha visto, ha lanciato molto lungo, Sprude ha controllato e ha tirato subito, la palla nelle mani di Bello, la gioco a due tra Iacono e Persico è andato ad appoggiare due punti facili, palla nelle mani Ferretti, interrompe il palleggio, lo aiuta, giocano a due e fallo vistosissimo di Bonora da dietro, ci poteva stare addirittura l'antisportivo perché qui Bonora è andato per l'uomo e non per la palla, due tiri liberi per il capitano mortarese, secondo fallo di Bonora. Giocondo ha ancora qualcosa da dire sull'azione precedente,
Mortara chiedeva l'antisportivo perché oggettivamente Bonora ha spintonato da Tergo senza minimamente cercare il pallone, ma tant'è, gli arbitri hanno deciso per il fallo semplice. Assegno il primo libero di Ferretti. Ancora un tiro libero per il numero 17 in casacca Expo. Questo è lungo, il rimbalzo è di Bonora. Palla nelle mani di Giocondo, l'aspetta Persico, molto lontano da canestro, l'apertura è per Tandoi, esce Iacono per ricevere, sempre Bossi su di lui. Bossi viene a contatto, non è molto convinto né il giocatore né anche Zanellati. Tant'è, quarto fallo di Bossi, 7-11 a giocare nel terzo quarto. Pronto a rientrare Orlandi ovviamente. E Bossi viene richiamato in panchina ovviamente. Rientra Orlandi. Bossi ha avuto un buon impatto. Certo, due falli in questo quarto. Ricordiamone uno a lui ma non era il suo. Comunque tant'è, si ricomincia. C'è Iacono, palla in mano, su lui c'è Orlandi. La palla è per Giocondo che gioca a due con Bonora. Ci mette la mano Pontisso. Rimessa da fondo campo con 6 secondi per l'azione offensiva della formazione di Milano 3. La rimessa è di Giocondo. Sale per ricevere Iacono, la palla lunga, Pontisso gliela tirata nelle parti basse. Non è stato un bel gesto perché l'ha colpito proprio all'inguine, una pallonata da mezzo metro. E il giocatore di Mortara l'ha colpito proprio nelle parti basse. Si scusa Giocondo con gli arbitri, però dovrebbe andare anche magari a vedere come sta il suo avversario. Il pallone da basket tirato da mezzo metro con la non è stata proprio una giocata di sportività, ma tant'è, ci può stare nel gioco. Pontisso viene aiutato da Zazza, Bonora, poi Giocondo va a chiarirsi con tutti fuorché col giocatore con cui dovrebbe chiarirsi. Poi finalmente si danno la mano i due. Visto che non riusciva a fare la rimessa, ha cercato di giocare la solita furbata, ovvero tirare addosso. Certo, palla presa nelle parti intime, si può ricominciare, si ricomincia da dove si era finito. Si danno un'altra volta la mano i due, gli arbitri, 6 secondi sempre, ancora Giocondo effettuare la rimessa. La palla è per Bonora che si alza, il suo tiro non va, il rimbalzo è di lungo di Droniak, palla in mano di Mortara, la pestia Pontisso, il blocco di Sprude, Pontisso gioca con Ferretti, Ferretti va in penetrazione, apre per Droniak che finta il tiro da tre, poi apre per Ferretti ancora, non va, il rimbalzo è di Sprude che recupera, apre per Orlandi, da questi a Droniak. Ferretti vorrebbe farla con Bonora, poi si alza invece Sprude, stavolta il suo tiro è sul secondo ferro, rimbalzo di Iacono. L'apertura è per Giocondo, Giocondo va in penetrazione e qui o è fallo in attacco, allora o è sfondamento o è fallo in difesa, non può non fischiare nulla. Comunque Giocondo va a segno, 59-43, palla in mani di Orlandi, a questi a Ferretti, la palla è per Droniak, gliela tocca Giocondo, è rimessa per Mortara. Zanellati sta ancora discutendo quella cosa. La rimessa di Droniak, vorrebbe la palla Pontisso, spalla canestro con Tandoi, si spazia, il suo tiro è lungo, tocca rimbalzo e lo recupera il contropiede di Bonora che va a appoggiare. Mortara non è rientrata sulla giocata e l'apertura veloce, pronto a rientrare Rinaldi, palla in mano di Droniak, da questi Orlandi che passa a metà campo, sale per il blocco Sprude. Si interrompe il palleggio Orlandi, lo aiuta Ferretti, vorrebbe giocare con Dramia, poi va in penetrazione e viene fischiato fallo a favore del capitano. Fallo del numero 12 Bonora, terzo fallo per lui, cambio, esce Orlandi, terzo fallo per lui, diciamo, e torna Rinaldi, quindi alza il quintetto. Hanno ancora qualcosa da dire Iacono sulla giocata comunque. Il fallo sembrava abbastanza netto. Due tiri liberi per Ferretti, si chiede di asciugare il campo dove sono di perdere Ferretti, proprio lo stesso Bonora. 59-45, 5-46 a giocare alla fine del terzo quarto. Pronto un cambio, torna Colombo, esce Bonora. Due tiri liberi per Alete Ferretti. C'era una di
a segno il primo, ancora un tiro libero per lui. A segno anche il secondo, 61-45, 2 su 2 del capitano. Palla nelle mani di Iaconos, lui c'è Dronic in marcatura. Giocondo è fronteggiato proprio da Ferretti, vorrebbe finta, ma sbaglia il tiro e il rimbalzo è toccato. E palla, personalmente credo che fosse nettamente loro, perché sembravano solo maglie gialle a rimbalzo. L'arbitro ci ha messo un attimo, poi l'ha segnata Mortara. Palla nelle mani di Dronic, fronteggiato da Tandoi. Dronic passa in palleggio alla metà campo in questo momento, lo aiuta Sprude. 61-45, la palla ancora per Dronic. Fallo di Tandoi che abbassa le braccia sul primo palleggio del play mortarese. 61-45, 5-19 da giocare. Terzo fallo anche di Tandoi, che non è assolutamente d'accordo. Esce, sale Rinaldi per ricevere, la palla è per Sprude, da questi a Pontisso. Giocano due con Sprude che sbaglia nettamente l'appoggio, poi arriva il gladiatore Ferretti che recupera l'ennesimo pallone, esce, decide di non giocare. Dronia che deve velocizzare, perché poi il suo tiro va per lettere Dronic, la palla nelle mani di Colombo che corre velocemente il campo, l'apertura per Giocondo, ancora Colombo, la palla è per Iacono, batte il recupero di Pontisso e fallo di Pontisso. Terzo fallo per lui, chiedevano addirittura la continuità dell'azione, ma sta ancora proteste. Rimessa laterale, quindi non buona la giocata. 4-49, 61-45, palla nelle mani proprio dello stesso Iacono che ha ricevuto da Tandoi, sale per ricevere Giocondo che si spazia, vorrebbe la palla sotto canestro Persico, su di lui c'è Sprude. Passi di Persico che ha esitato un attimo sulla difesa piuttosto fisica di Sprude e quindi palla persa in attacco, c'era stato il tentativo di giocare a due. Palla nelle mani di Pontisso che passa la metà campo, brutta giocata di Pontisso. E Pontisso commette il suo quarto fallo, due stupidate in un secondo per l'esterno mortarese, mette in difficoltà anche Mortara perché ha già quattro falli bossi, due tiri liberi per Giocondo e pronto a rientrare Arioli. Vediamo cosa decide, quarto fallo di Pontisso, c'è il cambio, esce Persico e rientra Arioli. Quattro falli di Pontisso, quattro falli bossi, a 4.29 del terzo quarto è veramente troppo per Mortara, che ricordiamo è sempre risicato come dimensione di panchina. A segno il primo libero di Giocondo, brutta giocata di Pontisso in attacco e brutta giocata in difesa, sono costate il suo quarto fallo e probabilmente due punti a chilometro fermo, e infatti è così. Palla nelle mani di Dronic. 61-47, 4-24, Mortara si è un po' inceppata nell'attacco in questo quarto. Ancora una brutta palla, un'altra volta, Zanellati chiama il time out, la palla è per Tandoi. Come già capitato nelle altre partite, Mortara ogni tanto spegne la luce e 61-49. L'appoggio da facile di Tandoi e quindi Zanellati decide di chiamare time out perché i suoi ragazzi veramente stanno facendo troppa fatica, troppi pasticci in attacco e difese non più attente come erano invece nella prima parte di gara, quindi probabilmente comincia a fiorare un po' di stanchezza, però la partita è ancora molto lunga e quindi dovrà sicuramente dare un attimo una regolata. Mortara ha già esaurito il bonus, tre falli invece per ora quelli commessi da Milano 3 in questa frazione di gioco. Squadre davanti ai propri coach ad ascoltare le indicazioni sia per quanto riguarda le prossime azioni offensive e le prossime azioni difensive. 61-49, 4-10 da giocare alla ripresa del gioco. Mortara che ha subito un parziale con due brutti palloni persi in attacco consecutivi, adesso vediamo come si riprenderà il gioco. C'è da fare la rimessa, andavano tutti in attacco, sarà Ferretti l'uomo deputato a effettuare la rimessa. Si spaziano Pontisso e Dronic, la palla va a Pontisso, chiamano lo schema i due giocatori, passano a metà campo in questo momento, blocco di Rinaldi, Pontisso apre per Sprude,
Prude ancora per Droniak. Droniak non riesce ad andare, vanno a spalla canestro da Rinaldi. Brutto tiro però, il rimbalzo di Sprude che sbaglia, il rimbalzo di Ferretti che decide di uscire. È da due punti il canestro di Rinaldi, ma sono due punti importanti perché si risblocca Mortara. 63-49, 3-35 da giocare, palla nelle mani di Iacono, se lui c'è Droniak, sale Iacono, gioca due, poi con Arioli, ha davanti Pontisso. Pontisso è andato per terra, dice di rialzarsi, poi l'ultimo tocco è di Droniak a rimbalzo. Tre 20 da giocare, 5 secondi per l'azione offensiva della formazione. Zanellati viene, dice di non buttarsi, però il contrasto era abbastanza duro. Comunque chiedevano il fallo sull'azione precedente. Zanellati si riprende a giocare. 3-20 alla fine, 63-49 per Mortara, 5 secondi per l'azione offensiva di Milano 3. La palla è per Tandoi, molto lontano da canestro, si alza da 3 punti, il tiro non prende neanche il tabellone. E da sfondamento anche stavolta, veramente metro arbitrale quantomeno discutibile in queste due azioni, perché fallo in attacco di Droniak, stavolta è il suo fallo, ma brutta gestione ancora in attacco, ma oggettivamente scelta arbitrale ancora discutibile dopo quella precedente. Ma tant'è. 3-7 da giocare, palla nelle mani di Milano 3 con Giocondo, l'apertura per Iacono. Iacono è fronteggiato sempre da Droniak, va in penetrazione, poi bello il taglio profondo di Tandoi, nessuno l'ha seguito sul taglio da fondo. Pronto a rientrare Bossi, la palla è per Sprude. Sprude decide di alzarsi da 3 punti, dentro e fuori, rimbalzo di Colombo che anticipa Rinaldi, palla per Tandoi, poi apre per Iacono, nessuno si è accoppiato con Iacono, il suo tiro è sbagliato, la palla è nelle mani, ma viene fischiato fallo, eh? Vediamo cosa hanno fischiato, perché qui è veramente allucinante. Il fallo di Droniak che ha anticipato, due tiri liberi per... Esce Pontisso, rientra Bossi. Droniak aveva anticipato il pallone, poi ovviamente si sono scontrati lui e Iacono. Da una parte viene fischiato... Cambio, pronto ad entrare, a rientrare Cappellari. Si cerca di capire cosa ha fischiato l'arbitro. Da una parte... Quindi fallo di... Ha fischiato fallo Droniak, sembrerebbe. No, ha tirato su 7, ha fatto 7. C'è un po' di confusione. Due liberi. Fallo di Droniak. E qui c'è la panchina di Mortara stavolta che... Ma questa veramente è... Due tiri liberi vengono dati, un po' di confusione perché oggettivamente Droniak aveva anticipato il pallone, poi è andato a scontrarsi con... Chiede spiegazione, ma non aveva il possesso di palla, quello che c'è. Due liberi per Iacono, decisione quantomeno discutibile, pronto ad entrare Cappellari. Due tiri liberi per Iacono, secondo fallo Droniak, decisione quantomeno strana, assegno il primo libero. Decisione quantomeno discutibile e strana, perché oggettivamente sul contrasto dove c'è la palla tutti e due ha dato il fallo al mortarese. È vero che sono scontrati, ma non si può scomparire. E così, 63-53, 2-30, esce Iacono, torna Cappellari. Palla nelle mani di Droniak.
palla per Bossi, si è aggrappato Cappellari, ci ha messo un attimino ma l'ha visto. Fallo di lui, quarto fallo di squadra della formazione di Milano 3, primo fallo di Cappellari, rimessa in attacco per Mortara, effettua Ferretti, si incaricherà di rimessa. 2:17 alla fine del terzo quarto, bonus esaurito anche per la formazione ospite, la palla a Sprude, da questi a Rinaldi, la vuole Dronia che la riceve, blocco di Rinaldi, va in penetrazione Dronia, cape per Sprude, stavolta non va a segno, il rimbalzo è di Giocondo, palla nelle mani del numero 6, va in penetrazione, scivola, prova a stopparlo Ferretti. Mortara si è troppo bloccata e torna Pontisso con altri 4 falli, 63-55. Palla nelle mani di Rinaldi, su di lui sempre Colombo che usa un po' troppo le mani, ma palla per Dronia, spalla a canestro, si gira, poi finta, non trova neanche il ferro. E questo è sfondamento, ottima difesa di Bossi sulla giocata di Cappellari. E sfondamento di Cappellari, Bossi recupera un pallone, torna Mortara, esce Droniak e torna Pontisso, rimessa in attacco per Mortara, 1:30 alla fine del quarto quarto, 63-55 per Mortara, dicevamo, la rimessa nelle mani di Pontisso, chiama lo schema, la palla ancora per Bossi che batte Cappellari e fallo di Cappellari in recupero, due liberi per Bossi, ha visto lo spazio, si è infilato Luca Bossi, Cappellari in recupero, terzo fallo per lui, tutti fresi in questi ultimi minuti del terzo quarto, due liberi per Bossi. Cortissimo il primo, ancora un libero per Luca Bossi, Mortara ha segnato davvero poco in questo quarto, a segno il secondo, 64° punto, le percentuali ai liberi decisamente troppo bassa, palla nelle mani di Cappellari, su lui c'è Pontisso, Ferretti si incarica di Quiriacono, Bossi cerca l'anticipo su Andoi, sbaglia, rimbalzo, tiro a tre non va, rimbalzo di Ferretti, palla nelle mani di Pontisso, aveva cercato l'anticipo lasciando libero Tandoi che però non ha avuto una buona pressione, la palla per Sprude, vorrebbe, aspetta l'uscita di un compagno, c'è Tandoi, è fallo di Tandoi perché ha le mani addosso, dicono di là dalla panchina, ma è lo stesso fallo che ha infischiato più volte contro Mortara, quarto fallo anche di Tandoi, dalla panchina di Milano 3 ha subito fatto segno no, ma se il metro è quello e il fallo è quello, due liberi per Pontisi, pronto a rientrare Iacono. A segno il primo libero di Pontisso, ancora un tiro libero per lui, 1:02 poi è per chiudere questo terzo quarto. A segno anche il secondo, 6-6-5-5. Torna, esce Iacono, torna, pardon, esce, entra Iacono, esce Tandoi, gravato di 4 falli, rimessa di Arioli per Cappellari che chiama lo schema. Recupera il pallone, Mortara lo aspetta nella propria metà campo difensiva, sale per ricevere Colombo, c'è un fallo di Ferretti lontano dalla palla, fallo di Ferretti lontano dalla palla, due liberi per Giocondo, secondo fallo di Ferretti, comunque due liberi per Giocondo, Ferretti ha usato un po' troppo le braccia. Sbaglia il primo libero Giocondo, ancora un libero per lui. 57° per chiudere poi il terzo quarto. Non va neanche il secondo, rimbalzo di Sprude. Rischia poi sulla correre di Pontisso. Pontisso passa la metà campo, apre per Rinaldi che tira subito. Non va a segno, tocca Ferretti, Sprude non trova il gioco da tre punti, trova però il fallo sul rimbalzo, Calvi Sprude. Fallo del numero 10. È stato fallo a Cappellari, che dovrebbe essere il suo quarto fallo. Due liberi per Calvi Sprude. A segno il primo. Ancora un tiro libero per il lungo lettone mortarese. E 2-2 di Sprude.
torna Bonora, esce Colombo. 45 secondi e 5 centesimi per chiudere il terzo quarto. La palla viene rimessa, Cappellari aspetta che arrivi a più o meno alla testa di metà campo per recuperare e far partire il cronometro, guadagnando qualche metro. Sale per ricevere Iacono, su lui c'è Bossi, c'è il blocco di Arioli, esce per aiutare Sprude, Arioli rimane solo, poi va in penetrazione, apre malamente e Bossi recupera la palla. Infrazione di piede di Bossi, ci ha messo una mano, poi è stato bravissimo Cappellari, infrazione di piede Cappellari, quindi palla per Mortara, 30 secondi e 4 centesimi, 24 secondi per l'azione di Mortara che cercare di arrivare quasi fino al termine. Non è quindi palla nelle mani di Pontisso, passa da metà campo per Sprude, Sprude aspetta Ferretti, c'è il taglio profondo, è brutta giocata di Ferretti, c'era Iacono che lo aspettava, quarto fallo anche di Ferretti, però questa è una giocata sciocca dell'attacco mortarese, non ci sono i due tiri liberi perché c'è possesso. No, terzo fallo di Ferretti, scusate, però brutta giocata di Mortara, Iacono era lì che lo aspettava dall'azione precedente e palla nelle mani di Milano 3 che può andare fino al termine. Mortara ha avuto un po' troppa fretta un'altra volta di gestire la palla, poteva cercare di arrivare più avanti possibile, magari guadagnare un fallo, invece l'ha speso e non ha trovato due punti. Palla nelle mani di Giocondo, su di lui c'è sempre Ferretti molto lontano da canestro, 9 secondi alla fine del quarto, li chiamano, va in penetrazione Giocondo, alza il tiro e va a segno. Pontisso da 3, prende il primo ferro e finisce il terzo quarto, 68 Mortara, 57 Milano 3. Ricomincia il gioco con Pontisso, Pontisso apre per Rinaldi, da questi a Bossi, vorrebbero Sprude, spalle a canestro, fronteggiato da Persico, però non riesce, la palla è a Ferretti, da questi a Pontisso, la palla va a Rinaldi, Rinaldi su Rinaldi c'è Bonora, non riesce a tirare, tira poi Sprude, va a segno. Rinaldi è riuscito a liberarsi la palla servendo del compagno. 70-56 per Mortara, la palla nelle mani di Iacono, su lui c'è sempre Bossi. Persico a bloccare per Iacono che si alza da 3 punti. Non va il suo tiro, rimbalzo però è di Bonora. La palla è per 5 palmi, ancora per Giocondo. Giocondo è fronteggiato da Pontisso. Lo batte e sbaglia anche lui, rimbalzo di Ferretti. Troppo sicuro Giocondo nell'appoggio, palla malamente fuori dalla retina, la palla è per Rinaldi che l'ha ricevuta da Pontisso, ancora Pontisso aspetta l'uscita di Bossi che mette a posto i piedi e tira da 3 punti, scheggia malapena il ferro, Giocondo non fa tirare fuori il pallone, 9 minuti alla fine del quarto, 70-57, Giocondo corre velocemente, ancora la palla poi a Iacono, da questi a Giocondo che finta ancora, va in penetrazione un'altra volta, apre per Bonora, Bonora è corto il suo tiro, è una serie di rimbalzi, poi la palla finisce a Rinaldi che apre per Bossi e Mortara decide di aspettare il gioco a difesa schierata, ma la palla è Ferretti, da questi a Sprude, ancora Bossi, Bossi vede uno spiraglio, apre per Ferretti che non tira da 3, poi alza da 3 punti, il tiro beffa Ferretti, va sul primo ferro, è alto, nulla da fatto, 8-23 da giocare, la palla nelle mani di Giocondo, sempre 70-57 per Mortara, la palla è nelle mani di Iacono, sempre Bossi a fronteggiarlo, la finta lo batte, il tiro non va, il rimbalzo è ancora di Ferretti, la palla è Bossi, da questi a Pontisso, pronto a ritornare ancora a Tandoi, gravato ricordiamo di 4 falli, blocco per Pontisso che interrompe il palleggio, lo aiuta Bossi, c'è Rinaldi fronte a canestro con Bonora, lo batte, non ha l'arco di tiro, poi fa una cosa abbastanza complicata, però Ferretti è bravissimo a rimbalzo, Persico arriva come un taglialegna e commette fallo, un fallo onesto di gioco, Ferretti si accura subito, brutta scelta di Rinaldi aiutato da Ferretti, pronto ad uscire, cambio, esce Giocondo, torna Iacono, che avevamo gravato di 4 falli, 70-56, 2 tiri liberi per il capitano mortarese, gladiatorio in tutte e due le aree a livello di rimbalzi di gioco, un paio di giocate sciocche anche da parte sua, ma sicuramente una in porto decisamente importante, quello del capitano diciamo temporaneo di Mortara. Non va il primo libero di Ferretti, ecco il Mortara è purtroppo impreciso ai liberi e non è una buona situazione, ancora un tiro libero per Ferretti, stavolta è a segno, 71esimo punto di Mortara, 71-57, palla in mano di Tandoi, sempre Bossi su di lui, sale per ricevere Tandoi, il suo tiro è preciso e Tandoi va a segno,
71 a 59. Palla in mani di Bossi, vorrebbe Pontisso, aspetta il blocco di Rinaldi, poi interrompe il palleggio, la palla è per Sprode. Sprode rischia di perderla, la recupera ancora Ferretti che deve alzarsi da tre punti e va a segno ancora Ferretti, 74 a 59. Ha recuperato la palla e poi ha trasformato in tre punti. 74-59 per Mortara, 7-9 da giocare in questo momento. Iacono chiama lo schema, sale Bonora per ricevere. La palla poi è per ancora Iacono che va in penetrazione, rischia l'infrazione dei passi. Poi arriva Tandoi che chiede, va ad appoggiare al fondo della retina. Chiedeva anche il fallo il numero 22, gli arbitri non l'hanno accontentato. 74-61 per Mortara, Pontisso va in penetrazione, vediamo... Brutta scelta di Pontisso, però viene salvato. È andato a cercarsi una cosa complicata un'altra volta. L'ha salvato, ha subito il contrasto di Persico Pulito. Poi palla a Mortara, 13 secondi per l'azione offensiva della squadra giallo-blu. È Bossi che si incarica della rimessa, sale per ricevere Rinaldi, da questi a Sprude. Ancora vorrebbe giocare con Pontisso, non riesce, poi lo trova Pontisso. Pontisso si alza da 5 metri, non c'entra neanche il ferro. Brutta conclusione di Mortara, va in penetrazione, l'apertura per Iacono. Iacono da 3 punti, Mortara ha pagato pesantemente due brutte giocate offensive del suo numero 10. Pronto a tornare Dronia, dall'altra parte pronto a tornare Giocondo. Ancora Pontisso che rischia, poi va a segnare 2 punti, stavolta sono importanti. Ha bruciato l'anticipo Iacono e poi ha recuperato. Palla nelle mani di Tandoi. Tandoi fronteggiato da Pontisso, apre per Bonora, da questi a Iacono. Iacono ancora per Tandoi. Tandoi sfrutta il blocco di Persico e va ancora a segno. Ha decisamente scaldato le percentuali la formazione ospite. 7-6 Mortara, 6-6 Milano 3, 5-50 a giocare, pronto a rientrare, diciamo, da una parte Droniak, dall'altra Giocondo. Palla nelle mani di Rinaldi, da questi a Pontisso che decide di alzarsi da 3 punti, non va il tiro, però sul rimbalzo lungo è Bossi che lo recupera. È successo blocco di Rinaldi, Pontisso vorrebbe giocare a 2, trova Bossi che va in penetrazione, poi deve arretrarsi. Mortara deve finalizzare, ci pensa il Ferretti che va ancora a segno. Tandoi corre velocemente il campo, poi si arresta da 3 punti, lo stoppa Pontisso, non c'è la possibilità di contropiede. Recupera palla Mortara, 5-9 da giocare, palla Bossi a Sprude. Sprude aspetta Bossi, si apre per ricevere ancora Ferretti che vorrebbe andare da Sprude. Bossi poi fa tutto da solo, il tiro a corto, rimbalzo però è di Sprude stavolta. Ancora Rinaldi, palla ancora nella Mortara, 4-50 da giocare, 78-66, pronto a entrare anche Arioli. Rinaldi, brutto giocata in attacco di Rinaldi che ha cercato un gancio senza senso in questo momento. Dovrebbe giocare, palla nelle mani di Iacono che poi e va a segno ancora Iacono. 4-25 a giocare, chiama lo schema Pontisso, sale e riceve Ferretti, vorrebbe Rinaldi, non lo trova, trova Prude, da questi a Pontisso spalla a canestro contro Iacono, passi assolutamente veritieri quelli del numero 10, cambio, esce Pontisso e torna Dromia, va a rifiatare, dall'altra parte escono 5 Palmi e Persico, tornano Arioli e Giocondo. Ha cercato l'appoggio spalla canestro, palla nelle mani di Iacono che fa ripartire l'azione offensiva. 4 minuti e 9 secondi alla fine della partita, 78 Mortara, 68 Milano 3, palla nelle mani di Giocondo, ancora Iacono, gliela sporca Ferretti, sembrava un fallo onesto, un tocco onesto, quarto fallo di Ferretti che non è per niente convinto. Altro giocatore Mortara, altro fallo, aveva nettamente preso la palla comunque. Tant'è, si ricomincia con la rimessa, primo fallo per Mortara nel quarto, la palla ancora per Iacono, si dice sempre Bossi, aspetta l'uscita di Giocondo, c'è, e stavolta Ferretti, infrazione di piede con Giocondo che ha rotolato sul campo, qui veramente scelta arbitrale ancora quantomeno strana, comunque 14 secondi perché oggettivamente questo infrazione di piede con Giocondo che ha rotolato con la palla in mano in mezzo a due giocatori Mortara, Ferretti se l'è trovata in mano. Ancora Ferretti ha qualcosa da dire all'arbitro, dice,
Comunque 3.52 giocare, sempre 78-68, rimessa per Milano 3, si asciuga il campo dove è caduto proprio Giocondo. 14 secondi per l'azione offensiva nuovamente per la formazione ospite. Pronti per ricominciare. Rimessa di Giocondo, sale Arioli per ricevere. La palla invece va a Bonora che scambia con Giocondo. Giocondo si alza da 3 punti. È un autentico mattone. Nessuno però. Brutta scelta anche questa di Mortara. Contrario che ha tentato di aprire il contropiede. Poi Arioli da 3 punti. Non vale anche questo. Rimbalzo di Sprude. Lo trova Rinaldi che corre velocemente il campo. Decide di ragionare. Aveva cercato il contropiede di Rinaldi. Poi non trovandolo. Palla Drogna. Nessuno, vediamo cosa decide di fare Mortara, un po' troppo fermi però, gioca fino alla scadere dei 24, va in penetrazione, tocca la palla a Arioli nettamente. Per gli arbitri il 5 secondi per chiudere l'azione di Mortara. No, e qui Mortara si è addormentata con la palla in mano, 5 secondi, nessuno gliel'ha detto. E palla persa, brutta palla persa, 3 minuti e 8 secondi, la palla è da Tandoi a Iacono, la rivolge Giocondo che va a incaricarsi di gioco, sempre 78-68, un'altra palla persa in attacco Mortara, Ferretti va in penetrazione e stoppa, e lo stoppa, e poi un altro rischio di Bossi. Fallo di Tandoi che recuperava, quinto fallo per lui, 2.51 da giocare, rischio di Bossi, quinto fallo e vediamo, si sono alzati per il time out, l'ha chiamato Pugliese, sì c'è un attimo di compressione, quinto fallo di Tandoi e palla in attacco per Mortara, due falli di squadra spesi da Milano 3, uno solo da Mortara in questo quarto, 2.51 alla fine della partita, sempre 78-68, palla nelle mani di Mortara. Pugliese ha deciso di giocarsi il primo dei tre time out a disposizione, uno aveva già fatto in Casanati, ne restano due ad ogni allenatore per questa partita, per vedere gestire il finale. Vediamo chi tornerà per Tandoi, se Colombo o... decide di rimettere Cappellari, coach Pugliese. Time out praticamente esaurito, rientra in campo Cinque Palmi, giocatore che torna per questi 2 minuti e 51 finali. Rimessa in attacco per Mortara dopo il fallo speso dal numero 22. Vediamo chi... Rinaldi che dopo ha avuto un calo in questo quarto, qualche scelta non proprio, però pressione sin dalla rimessa, vediamo come la effettua, la riceve Dromiak, su lui c'è Iacono, batte, sbaglia poi però Dromiak che aveva battuto i diretti avversari, la palla nelle mani di Bonora, da questi a Arioli che apre per Iacono, finta il tiro da 3 punti, poi lo prende, non va, il rimbalzo lungo premia Sprude, 5 palmi, quindi palla nelle mani di Dronjak che aveva battuto tutti ma poi non la trova il fondo della latina, 2.25 da giocare, 5, chiede la pressione, la palla è per Sprude che decide di alzarsi da 3 punti e va a segno Calvi Sprude, 81-68, una giocata un po' istintiva del numero 11, ma canestro da 3 punti valido, palla nelle mani di Iacono, Iacono sempre avvantaggiato da Bossi, aiuta Dromiak, Iacono va a incunearsi, il suo tiro trova il fondo della retina. Palla nelle mani di Dromiak che passa la metà campo, su lui c'è Giocondo, blocco, tiro da 3 punti di Ferretti, non va, il tiro è cortissimo, palla nelle mani di Giocondo, 1.43 a giocare, fallo di Dronjak. Rimessa laterale perché è il terzo fallo di Dromiak, che è il secondo fallo di squadra per Mortara, 1.41, 20 secondi per l'azione offensiva della formazione di Milano 3, sarà lo stesso Giocondo ad incaricarsi della rimessa. La palla nelle mani di Giocondo, sale per ricevere Arioli, riceve, su lui c'è Dromiak, cioè, e poi Giocondo da 3 punti e trova il fondo della retina. E qui
1.35 da giocare, palla nelle mani di Dronjak. Interrompe il palleggio, lo aiuta Bossi, c'è Rinaldi per il blocco. Bossi deve farsi aiutare da Rinaldi, pericoloso questa giocata, 8 secondi per l'azione di Mortara. La palla è per il capitano Ferretti che sbaglia il tiro, sbaglia l'appoggio. 1.13 da giocare, Giocondo in penetrazione, si stampa su Ferretti, poi commette fallo probabilmente Bossi. A rimbalzo torna Pontisso, quindi 1 minuto e 8 secondi alla fine della partita, quinto fallo di Luca Bossi, torna Pontisso, due tiri liberi per Giocondo che ha deciso di forzare la giocata. Due tiri liberi per Giocondo, assegno il primo libero, 81-74. Non va il secondo, rimbalzo di Rinaldi, la palla è per Dronjak. Deve passare la metà campo, in questo momento lo fa Dronjak. Ultimo minuto è già iniziato, gli tocca la palla, la recupera Sprude. Da questi Rinaldi si alza da tre punti, non prende neanche il ferro. Cioè, dice di avere testa con Zanellati, perché qui veramente Mortara ha gestito un'ennesima volta malamente il pallone. Palla nelle mani di Cinque Palmi, da questi a Iacono. 51 secondi e un centesimo per chiudere la partita. Passa la metà campo in questo momento Iacono. Su lui c'è Pontisso, sale Sprude. La palla è per Arioli. Non va il suo tiro, l'imbalzo di Sprude. La palla in mano di Pontisso. Mortara deve cercare di... Iacono potrebbe essere anche fallo. L'arbitro fa giocare, la palla è per... Dronjak, da questi a Pontisso. Mortara non può morire con la palla in mano, però deve cercare di andare verso il canestro. Dronjak si incunea e trova un gran canestro, 83-74 con la giocata di Dronjak. La palla è per Giocondo, Giocondo si alza da tre punti, no, rimbalzo di Sprude e Mortara ricomincia a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Ancora segno Dronjak, 85esimo punto, 85-74. Time out chiamato da Coach Pugliese, 12 secondi e 8 centesimi. Lo fa per avanzare la palla, Mortara avanti di 11 punti con i 4 punti consecutivi di Leon Dronia che si era un po' fermato e però li ha ritrovati. E dopo tre sconfitte consecutive la Expo Inox torna a vedere la vittoria nonostante la continua assenza di Cattaneo. Partita non facile questa, perché Milano 3 è una signora squadra, anche se stasera ha avuto dei momenti di difficoltà, e Mortara è stata bravissima a giocare una gran partita con qualche luce e qualche d'ombra, ma sicuramente una vittoria che ci sta. Mortara ha condotto dalla palla 2 in avanti, ha sempre tenuto il pallone, il possesso del gioco, arrivando anche più volte in doppia cifra. Poi ovviamente un po' di i falli e il fiato hanno costretto la squadra ad allentare un po' la presa. Comunque Dantessi ritorna in campo, torna a Cappellari con un cambio. È uscito Iacono, è tornato Cappellari per la rimessa. Rimessa con 12 secondi e 8 centesimi avanzata. La rimessa di Cappellari, la palla è per Giocondo. Giocondo è fronteggiato da Sprude. Va in penetrazione, apre per... E infrazione, pesta la riga, 5 palmi. Quindi ancora un'azione offensiva. E stavolta è Zanellati che chiama time out per avanzare il pallone. 6 secondi e 8 centesimi per chiudere questa partita, 85-74 per Mortara. Alla ripresa del gioco Mortara ripartirà oltre i 20 metri e quindi potrà costruire l'azione offensiva guadagnando 20 metri sul campo. Mortara che porta a casa due punti pesantissimi per il suo morale e per la sua classifica, e mercoledì sarà nuovamente di scena qui al Palagulieri perché c'è previsto l'ennesimo turno infrasettimanale di questo campionato. Mortara ospiterà la Nervianese di Marco Morganti. Altra partita non semplice, una squadra molto fisica in mezzo all'area con Priuli, l'ex San Giorgese, con lui c'è anche Frontini. Partita alle ore 18, ricordiamolo per tutti gli appassionati qui al Palagulieri. Vedremo se Cattaneo farà la sorpresa di esserci o dovremmo aspettare magari la partita di Arcisate, ma comunque tant'è, anche senza il suo capitano Mortara porta a casa una vittoria pesantissima. Vengono richiamati in campo i giocatori pronti per la rimessa degli ultimi 6 secondi e 8 centesimi.
vediamo chi va a effettuare la rimessa. È il capitano Ferretti, che ha giocato una partita gladiatoria veramente impressionante. Sabato scorso è stato purtroppo uno dei pesi di Mortara, definiamolo così. Pontisso va a cerca la schiacciata, non la trova, palla nelle mani di Iacono che si palleggia sul piede, poi e sbaglia ancora. Finisce 85-74, Mortara torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Appuntamento, dicevamo, a mercoledì sera.